Ed eccoci qui finalmente a parlare di qualche cosa di interessante per voi. Si parla di vacanze e quindi incominciamo a parlare di quello che bisognerebbe fare prima di partire per le vacanze. Siamo un po' in ritardo adesso, lo so, però semmai ne riparleremo per le prossime vacanze, quelle che farete ai Caraibi, quelle che farete quest'inverno. Insomma, ultimamente le vacanze si distribuiscono un po' tutto l'anno, spero per voi. Quindi la buona norma è sicuramente fare un pochettino di prevenzione sulla pelle. Prevenzione sulla pelle cosa vuol dire? Vuol dire idratarsi molto bene, vuol dire mangiare molto bene frutta e verdura, vuol dire fare magari qualche piccola terapia, anche qui da noi, certo, anche qui da noi. Con delle maschere, con della biostimolazione, con qualche vitamina che permetta alla vostra pelle di idratarsi, permetta alla vostra pelle di essere anche un po' più resistente per quello che farete durante le vacanze. Perché scommetto che durante le vacanze voi non avrete voglia di seguire troppo le mie indicazioni su come poche volte esporvi al sole. Perché so che voi avete la passione per il sole. E quindi mi raccomando, idratatevi molto bene, sia dall'interno con dell'acqua, magari se non avete troppi problemi di ritenzione con dell'acqua minerale, più ricca di minerali, quindi, e poi con qualche integratore che contenga poco zucchero. E mi raccomando, frutta e verdura sempre possibilmente con le fibre, quindi la frutta sempre intera, la frutta sempre frutti di bosco che sono più fibrosi e soprattutto divertitevi. Buone vacanze a voi!